tradizionale o alternativo? Sobrio o trasgressivo? Misurato o sfrenato? Davvero mista questa comitiva? Essere o non essere? Cosa c'è? Cosa? Nel regno in cui ogni cosa è stabilita e nessuna è definita, tutto è molto, anzi, very British. Come mai fanno così? Vallo a capire. Ogni mercoledì, in prima e seconda serata. Emozionante. Con Iris. Diffidate dalle imitazioni. Marco, vieni qui. Silverio? Sì, che c'è? Prendi. Oh, grazie. Formaggio o salame? Prima il salame. Tanto mamma ne ha fatti per un esercito. È brava la mamma. Forza! Dai, passa questa palla! Hai visto Marco? Così! Dai, forza! Dai, ridalla, ridalla! Bravo, Marco! Amore mio, ti chiamo ancora così, anche se non so più niente di te da tanto tempo. Dove sei? Ma io dove sono? Non riesco neanche a descrivertelo questo posto. Senti, senti le urla, senti gli spari. Ogni ora, ogni minuto, spariscono amici, compagni, sconosciuti. Io penso a te. E sono fortunata, perché non sono sola. Lo senti? Sta piangendo. Ha fame. Marcos ha fame. Non ho quasi più latte, ma cerco di dargliene poco e spesso per non farlo piangere. Un bambino che piangeva troppo l'hanno portato via. Marcos deve restare qui, con me. È bellissimo. Dicono che mi somiglia, ma solo perché non ti conoscono. Hanno spento la luce. Lo fanno in continuazione per spaventarci. Ma che cosa ci può essere di più spaventoso che non esistere più? Eppure qualcosa c'è. Non vedere più te.
Non avere più Marcos che ora dorme tenendomi la mano stretta con la sua. Una mano così uguale alla tua. Ma ti prometto una cosa, amore mio. Non riusciranno mai a staccarmi. No, basta! Povera donna. Tu ci sei mai stata nei campi? Non lo so. Io sto qui ora. Ma prima? Prima, Marco. Era troppo tempo fa. Bisogna vivere nel presente. E io sto bene. Sto così bene, Marco. Con me? Perché ci sono io? Sì. Marco è convinto che sia sua madre ed è deciso a farle ricordare il passato. Suo figlio è un ragazzo molto in gamba, sa? Stavo per perdere ogni speranza. Cominciavo a pensare che fosse morto, non mi sembra vero. Sì, in effetti è un miracolo che Marco sia vivo. Però non ha ancora finito di soffrire. Ingegnere, soltanto lei la può riconoscere. Ma... dica. Anche se la riconoscerà... ho paura che non sarà sufficiente. Vede, Elena non vuole... Elena? Sì, Elena o Beatrice, non importa. Lei non ricorda niente del passato. Niente. E forse sarebbe meglio che non ricordasse mai. Per il suo bene. Ma Marco sta con lei? Sì. Non si separano mai un momento. Vanno d'accordo sempre di più. Si è creato tra loro un rapporto molto... stretto, oserei quasi dire di dipendenza. Marco è molto convincente. Elena si è abituata ad averlo per casa, alla sua allegria, alla sua vivacità. E non può più farne a meno. E Marco? Marco è contento. Pensa che sia tutto finito. Che il suo sogno si sia realizzato. Voglio vederlo, chissà che cosa papà! Farà. Ce l'hai fatta finalmente. Ma dove t'hai ricacciato? Ah, io, eh? E tu, allora? Fatti vedere. Sei cresciuto. Sei diventato grande. Papà. Sì? Dobbiamo aiutarla. Forse insieme possiamo farcela. Ora si fa chiamare Elena e non si ricorda di niente. Neanche di me. Ma è lei, sai. È proprio lei. È la mamma. È comunque mia madre. La voglio bene. E lei ne vuole a me. Ha bisogno di me. Ehi, anch'io ho bisogno di te. Sì, certo. Perché sono tuo figlio. Perché ci vogliamo bene, ma... cosa? 13 anni fa ancora non ci volevamo bene, giusto? Anzi, non ci conoscevamo neanche. Marco, ma che stai dicendo? Me l'hai raccontato tu. Ti ricordi? La pioggia, l'elicottero, la paura. E poi quel fagotto di tela bagnata. Ti hanno detto che ero tuo figlio, ma potevo essere il figlio di chiunque. E magari lo ero pure. Ma tu mi hai portato con te, e allora... ma tu sei mio figlio. Non devi avere alcun dubbio. Sì, sì, lo sono diventato. Sono diventato tuo figlio perché ci siamo voluti bene. E adesso, adesso lo sono comunque. Come lei. Come lei è mia madre comunque. Perché l'ho cercata tanto. Perché l'ho trovata. E perché le voglio bene. Ti porto da lei, vieni. Ma io questo...
devi chiedere prima a me, prima, no? Ma tu non c'è. Ogni volta lo stesso discorso. Il latte alla capra non te lo devi dare. La capra non lo deve fare, non lo deve bere. Marco è buono, intelligente. Le sarà mancato molto. Moltissimo. Si accomodi. Mi ha raccontato di lei, dell'Italia. Ha una fantasia incredibile. Mi ha detto della casa sull'acqua. Sembra una favola. La laguna, i piccioni. Non è una favola, esiste. Esiste davvero. Qui ci sono le montagne. Le più belle del mondo. Grazie, ma io non fumo. Non ho mai fumato. Adesso tornerete là, in Italia. Sì. Anche se mi dispiace, sono contenta per Marco. Le vuole molto bene. Vuole bene anche a lei. Dovrebbe fargli studiare uno strumento. Marco è molto portato per la musica. Lo farò. Marco mi ha detto che lei ha una voce bellissima. E che ha dei dischi stupendi. Thank you.
papà! Vittorio! Vittorio, io ti devo... Mi sembra tutto molto chiaro. Vittorio... Vittorio, per favore, ascolta. No! Mandalo via! Manda via quell'uomo! Mandalo via! È un assassino! È stato lui a ucciderci, ci ha ucciso tutti! Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere più! Vai via! Via! È un assassino! Vittorio, prendo te, Beatrice, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Beatrice, prendo te, Vittorio, come mio sposo. E prometto di esserti fedele sempre e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Secondo i poteri conferitimi dalla Santa Madre Chiesa, vi dichiaro marito e moglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quando caldo, crampi e fatica ti opprimono, è il momento di Polase.